Un calendario 2021 che non serve solo a scandire i giorni, ma ad illustrare il lavoro che l'UNICEF ha messo in atto con le scuole per aiutare i più piccoli ad elaborare la condizione di isolamento forzato dettata dalla pandemia. Un lavoro cominciato con la stesura di accordi con le massime istituzioni del territorio per creare un quadro nel quale portare avanti una rete efficace di azioni. La scuola ovviamente, ma non solo. Grazie alla Regione Basilicata perché fa da cornice a tutte le attività. Con la prefettura abbiamo un'azione di formazione sia per gli operatori delle strutture di accoglienza che per i minori stranieri non accompagnati. Con Sua Eccellenza Verdi abbiamo proprio un protocollo specifico. Con l'Arma dei Carabinieri lavoreremo sulla legalità, con i Vigili del Fuoco sulla protezione e sulla prevenzione e sulla sicurezza. La Presidente Granata in particolar modo è ormai diventata una presenza costante e fondamentale per la nostra amministrazione. Pensate che proprio grazie a lei che si è pensato di istituire la delega dell'assessorato all'infanzia. Poi l'occasione di presentare alla rete UNICEF del territorio la neopresidente italiana Carmela Pace. Se il distanziamento ha imposto di svolgere questo evento online, le attività che l'istituzione porterà avanti nel 2021, illustrate nel piano d'azione, non sono certo virtuali, ma molto concrete. Un esempio? Abbiamo già adottato una delibera di giunta per un progetto sul viale dell'UNICEF presentato dal Comitato regionale e che riguarderà l'installazione dei pannelli che andranno a sensibilizzare la comunità per i 17 goals che sono stati stabiliti per il 2020-2030 dall'UNICEF. Un segnale fra i tanti tangibile per dire ai bambini e bambine che nella lotta al coronavirus l'UNICEF lotta con voi.